Ciao ragazze e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio prepararmi con voi, quindi mi truccherò e ho già fatto i capelli, ho fatto questa treccia doppia, ho fatto un codino, ho diviso i capelli in due, ho fatto un codino, ho fatto la treccia, poi ho raccolto i capelli di lato, ho fatto un'altra treccia e alla fine le ho unite qui. E non lo so, è una cosa così del momento. Ho messo questi orecchini che mi piacciono un casino. E niente, adesso vado a truccarmi con voi. Intanto questa è la maglietta. A pipistrello. Mi piace un casino. Li trucco così. Si può mettere con la spallina abbassata. Con le spalline così. Però io la preferisco così, così si vede il tatuaggio. Niente, come scarpe ho usato, aspettate, vediamo se vi posso fare questi stivali col peluscino. E niente, ora vi lascio al tutorial, mi do una mezza truccatina perché devo andare a fare il vaccino a Stefano, quindi non mi trucco pesante, però iniziamo subito. Vado ad applicare un fondotinta di Bottega Verde. La spugnetta. E vado a tamponare dal centro verso l'esterno. Oggi qua c'è una giornata bellissima, fa anche caldo, però la sera un freddo pazzesco. E vabbè, ragazzi, siamo in Germania, non è che siamo alle Hawaii, quindi vado a prendere un altro po' di fondotinta perché ne avevo preso pochino e vado a finire l'altra metà di faccia. Vado a sfumare giù nel collo per non fare vedere troppo il distacco di colore, perché sennò non voglio fare l'effetto Nutella. Quindi, dopo aver messo per bene il fondotinta, sfumo anche nelle orecchie, così vado a fare dei massaggini per far aderire meglio il fondotinta. Ok, adesso vado a prendere la mia cipria della Catrice e vado ad applicarla. Ok. Dopodiché, aspettate, tolgo via l'eccesso, ho dimenticato di prendere l'altro pennellino, per fare niente. Vado a pettinare le sopracciglia con un, questo è il robino, come cavolo si chiama, il pennellino del mascara che è finito, io lo uso per pettinare le sopracciglia. L'ultima volta ho fatto le sopracciglia da una signora turca
e le ho fatte con il filo. A parte che ho solo tolto un poco di ricrescita l'altro giorno, ma sono favolose perché durano un casino. Con la pinzetta già spuntano subito i peli, invece in questa maniera già un mese proprio avevo pochi peli qua, li ho tolti via, contenta. Comunque vado a mettere un po' di blush, avevo già il pennellino bagnato quindi non l'ho ribagnato. Poi prendo il mio eyeliner della Catrice, a questa punta ultra fina. Questa l'ho presa qui in un negozio, si chiama Rossmann, quindi non so in Italia se c'è, e vado a mettere l'eyeliner. In questa maniera. Non so se vedete. Vado ad applicarlo anche di sotto. Così. E dopo prendo la mia matitina nera, anzi no, metto una matita marrone per richiamare queste sfumature marroncine che ci sono sulla maglietta. Quindi ripasso con una matita marrone. E dentro l'occhio vado a mettere una matita nera. Quindi vado a mettere la matita nera dentro l'occhio. In questa maniera. E anche dentro la parte superiore dell'occhio, se riuscite, se non riuscite niente. Questa matita è della Essence e mi ci trovo veramente bene, l'ho vinta in un contest, si chiama Essence Effect, basta, nera. Ho blu, verde, viola, oro, bronzo e nero. Vado a ripassarla per bene e voilà. Così. Wow. Dopo vado a prendere il mascara, anche questo della Essence, che mi è finito, quindi devo comprare un mascara, e vado a spennellare le mie sopracciglia, le mie ciglia, scusate.
siccome è finito, fa tutti quei pallini fastidiosi. Comunque. Se sentite rumore è Saga, il cane, quindi non vi preoccupate. Ebbene sì, aspettate. Dopodiché vado a mettere il rossetto. Sono indecisa tra questi due colori che adesso vi farò vedere. Questi due colori. Non lo so. Vado a mettere, mi sa, questo sul viola. Sul viola. Sono la marca del rossetto è Pizpie, credo che si dice così, o Pizpie, boh, comunque. L'ho comprato questo da DM, che è un negozio qui in Germania. Vendono un casino di trucchi. Mi trovo veramente bene. Vado poi a mettere un po' di lucida labbra. E vado a sfumare dove il rossetto era venuto troppo scuro. Ok. Perfetto, ragazze. Questo è il risultato. Non so se potete notare. Il video è finito, era un video velocino, mi preparo con voi. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace. Consigliatemi, che ne so, se questo rossetto mi sta bene, non mi sta bene, se anche voi avete questa marca di rossetti in Italia, fatemi sapere. Io per esempio alcuni prodotti che mi trovavo bene in Italia qua non ci sono, soprattutto il fondotinta, un fondotinta che io pagavo sugli 8-9 euro della Professional Collection, qui non lo trovo manco ammazzata. Lo desidero tantissimo perché mi va proprio a coprire tutti i brufoli, le cicatrici, non le cicatrici, le macchie dei brufoli. Quindi stavo vedendo se stavo ancora registrando perché le batterie scariche. Comunque mi trovo veramente bene con quel fondotinta, ma qua ahimè non lo. Per il momento uso, ripeto, questo della Bottega Verde e mi trovo abbastanza bene, cioè leggero sulla pelle, lascia la pelle veramente morbida. Però voglio il mio fondotinta. Sì. Comunque, ragazze, un bacione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!